ragazzi, ma tutto questo è bellissimo. Tutto questo è bellissimo. Cioè, pensare ai laziali che ci hanno sfottuto la Conference League. Pensare ai laziali che ci hanno sfottuto per il Feyenoord. Soprattutto dopo quando all'andata li hanno battuti per 4-2. Cioè, pensare a tutto questo karma che gira. C'è proprio una cosa bella. Proprio una cosa spettacolare. Io qui di questo vorrei parlare, di tutto ciò che sta accadendo intorno a Roma, Lazio, Conference, Europa League. Perché la cosa bella è che è una cosa per cui loro si contraddistinguono. Poi parliamo anche se siete, ma faccio un po' qui il bambacioni che sfotte. Cioè, i laziali sono una di quella, di quelle tifoserie che dal 1900 tifano sempre contro. Per quale motivo? Vabbè, lasciando il 2010, parliamo del presente. Sto leggendo su internet i commenti dei laziali che, giustamente, per essere coerenti a quanto detto dalla loro società, vogliono che la Lazio esca dalla Conference League, la cosiddetta Coppa delle Pippe, la Coppa dei Barcaroli, la Coppa del Nonno. Siete stupidi! Sapete perché? Perché è un'opportunità! Non che se la doveste vincere diventate i campioni del mondo, perché la Roma questo non è diventato. Ma sappiate, nessun romanista si è mai sentito così, nessun romanista. Però ragazzi, cioè, questa opportunità non va sprecata, se no continuate a fare figuracce in Europa. Siamo pure da Conf, ma scusa, è l'occasione per dimostrare che la Conference sia la coppa del nonno, no? Dimostrate che anche voi la potete vincere, o ci avete paura? Ma come dice giustamente Tare, la Coppa del Nonno, ci sono solo squadre perdenti. Andate, giocatevela, tirate fuori gli attributi, dimostrate ciò che voi predicate. Ma non avete le palle, perché mi manca proprio la mentalità. Non sto dicendo che noi ce l'abbiamo la mentalità, ma noi abbiamo gente di mentalità che sta provando a trasmettere qualcosa alla Roma che voi non avete. Qual è la differenza? Basta pensare a un José Mourinho, sì, che vuole vincere anche la Coppa del Nonno, però poi la vince. Rispetto a un Tare che va a screditare e che sicuramente spronerà la vostra squadra a uscire anche dalla competizione, perché tanto ormai in Europa voi questo fate, se superate i gironi, a malapena andate avanti. Questa è mentalità, ragazzi. Dite, ah, perché voi ce l'avete? No, noi non ce l'abbiamo la mentalità. Ci stiamo lavorando. Negli ultimi anni siamo la squadra italiana che ha fatto meglio in Europa. Semifinale di Champions, semifinale di Europa League, vittoria della Conference, però vi dovete sviluppare. Perché se no, poi quando voi venite a dire che la Roma ha vinto la Coppa del Nonno, non parlate, giocatela e vincetela. Giocatela e vincetela, ma voi non siete in grado di farlo. Oppure siete in grado? Dimostratemelo, smentitemi questa mia affermazione. Però non lo farò, no, cioè, boh, non voi tifosi ovviamente, parlo riferito ovviamente alla Lazio come società calcistica. Questo è il discorso. Pure lì che mi andavate a sfotte il Feyenoord. Ci siete riusciti? Ci siete riusciti col Feyenoord The Wish, che ha venduto tutti i più forti che aveva praticamente. Da Senesi, Dessers, eccetera. Quindi, cioè, vedete come girano le cose? Ora poi magari al derby domenica vincete. Ma che so io che dite no? Può essere la palla è tonda, Roma e Lazio si equivalgono, non penso che nessuna delle due sia nettamente più forte dell'altra, questo è il mio pensiero sulle due squadre. Può vincere la Roma, può vincere la Lazio. Ma non è che va a screditare tutto questo discorso che sto facendo. Semplice, no? Cioè, uno ora ho sentito lamentarsi che la Roma si è qualificata per gli episodi, per i rigori, per l'espulsione. Ah, ora tanto va a partire, ormai vi danno i rigori e vi espellono qualcuno. Uno, i due rigori erano netti e sacrosanti. Basta andare a rivederli, cioè, scusami. Allora, non fischiamo i rigori perché sennò poi uno dice che ve li assegnano tanti. L'anno scorso avrei avuto 2000 rigori. Di che stava a parlare? Cioè, Immobile è top rigorista al mondo. Vi dà fa morale sui rigori a noi. I rigori ci stanno e vengono assegnati. Sono stati anche conquistati con la testa. Perché io che mi metto a difendere il pallone e guadagno un fallo, ho usato la testa. Io che me ne vado, proteggo la palla, mi buttano a terra, mi sdraiano. E testa. L'espulsione. L'espulsione arriva dall'89esimo. Stavamo già sul 3-1, ma condizionata la partita. Che facevano 3 gol così in 4 minuti, in 8 minuti? Dai, per favore, la partita era già segnata. Poi che di che stiamo a parlare? Gli ha ficcato i tacchetti sul collo a Zaleski. Verdon veniva a fare un'analisi sull'espulsione. Mi è stata di collega a Verona pure. L'espulsione.
regalata. Ci sarà condizione. Cioè, questi episodi condizionano la partita. Ma è la squadra avversaria che si va a tagliare le gambe da sola. Perché se quel cretino di Davidovic entra col piede a martello sul ginocchio del Zaniolo, quello è espulsione. Espulsione, non ci stanno giochetti che vi aiuta o non vi aiuta. Ci potevano pensare prima. Sicuramente è un episodio che ci va a favore, ma non è un regalo. Non è un regalo. È un'occasione che ci ha concesso l'avversario per la loro ingenuità. Quindi se volete parlare e vogliamo parlare di calcio, parliamo di calcio, argomentiamo, contestualizziamo, parliamo di cose vere per favore, se no con me il dialogo non lo trovate. Ecco, ve l'ho detta mo. Ah, e i 5 fischioni del Midtjylland mi sa che hanno un po' influito, eh.